Grazie, buonasera e ringrazio l'amico e collega Claudio Leombroni per questo invito che mi è giunto molto gradito e che mi dà l'occasione, come dire, di portarvi il saluto, così come è previsto dal programma, e nello stesso tempo anche di fare qualche riflessione sul tema in memoria e per gratitudine. Di Luigi Crocetti per tutto ciò che è stata l'esperienza che negli anni trascorsi abbiamo fatto sotto la sua guida, sotto il suo insegnamento, il suo esempio, da bibliotecari e anche da archivisti, perché la mia funzione poi in Ferrara è stata questa un po' ancipite di giocare su questi due elementi, così come ho tanto piacere di aver incontrato e di salutare Rosaria Campioni, con cui negli anni trascorsi ho condiviso l'esperienza di un lavoro a Palazzo Paradiso nella città di Ferrara e di tanti progetti che insieme abbiamo avviato, alcuni condotti a buon fine, altri che sono tuttora in corso. E vorrei dire che proprio l'esperienza fatta su conservare il Novecento è stata per me personalmente, anche per i bibliotecari e archivisti del servizio che ho diretto per 20 anni nella città d'Ariosto, è stato davvero, come dire, esemplare, fondamentale per il lavoro quotidiano e per quello di lunga lena, perché si è aperta, come dire, una luce, è stata attivata una sensibilità particolare sul tema della conservazione, dell'attenzione al Novecento e alle sue fonti. Per noi il Novecento è anche il rapporto con l'IBC, che cosa ha significato nella collaborazione, nel confronto, nelle iniziative che di volta in volta hanno portato sempre a risultati molto apprezzabili. Ha significato il lavoro condotto su fondi importanti come quello donatoci da Franco Caretti, quindi si è aperto il discorso sugli archivi culturali, sulle tematiche che una donazione così importante e impegnativa come quella di un grande filologo quale fu per l'appunto la ferrarese, la Franco Caretti, ha comportato per chi poi in biblioteca o in archivio doveva occuparsi del suo cospicuo lascito che è pervenuto in città. E questo ha innestato anche inesorabilmente tante altre cose. Basterebbe dire l'ultima venutaci proprio sotto il segno di una filologia che la Franco Caretti aveva avviato con la donazione fatta da Cesare Segre, un altro illustre filologo del Novecento, e quindi un insieme di situazioni per le quali di volta in volta abbiamo cercato di governare questa situazione mettendola sempre a frutto e a disposizione del pubblico. Fondamentale è stato l'apporto dell'IBC, perché parlo di banche dati che fanno parte ormai degli archivi che l'IBC ha messo in rete. L'archivio di Lanfranco Caretti è proprietà comune di tutti per gli studiosi che volessero consultarlo, così come fondamentale è stato l'altro passaggio con Michelangelo Antonioni, cioè parlo di personalità che hanno lasciato queste grosse eredità personali di archivi straordinari e l'uno differente dall'altro, proprio perché la casistica che veniva indicata di volta in volta da questi appuntamenti che abbiamo avuto nel corso degli anni su conservare il Novecento lasciava presagire o poi ci poneva direttamente a contatto con la stessa, con la variabilità della fonte novecentesca così come ci veniva proposta. E quindi dalla filologia al cinema, un maestro del cinema su cui la Cineteca di Bologna e altri
istituti sono intervenuti e anche l'archivio Antonioni è oggi patrimonio, come dire, della collettività, perché è un archivio trattato con X-Dams, come lo è stato quello di Galetti, frutto di questa esperienza davvero proficua, segnata da conservare il Novecento, segnata da questa attenzione alle fonti che poi ha messo perlomeno noi a Ferrara in moto tutta una serie di altre situazioni, come il tentativo di riannodare quello che forse non è riannodabile, cioè Bassani, di cui abbiamo raccolto un altro lavoro importante proprio credo l'anno scorso, quando la famiglia nobile di Venezia, i Foscari, Foscolo, hanno voluto donare l'autografo del Giardino dei Fizi Contini alla Biblioteca di Ostia. Bassani, ecco, è un altro campo molto difficile per noi ferraresi per cercare di lavorare proprio sul Novecento e cercare di tenere unito ciò che invece è portato a dissolversi spesso, a prendere strade non sempre, come dire, governabili. O anche gli archivi privati, abbiamo avuto una bella esperienza che conduciamo in archivio storico proprio sull'acquisizione di archivi di famiglie importanti come la Dumiati Ravenna, legata alla storia di Ferrara, della città di Ferrara, del sindaco, del podestà fascista di Ferrara, dell'attenzione che questa famiglia poi ha dedicato al progetto, al grande progetto del restauro delle mura di Ferrara. Ecco, questi archivi privati sono oggi proprio, dico, frutto di questa sensibilità che conservare il Novecento ci ha trasmesso. In ultimo voglio semplicemente darvi il segnale di un'ulteriore apertura che è capitata di fare in questi ultimi anni e che mi ha divertito e incuriosito e mi incuriosisce ancora tuttora, eppure sono alla soglia della pensione, ragione per cui dovrò necessariamente chiudere l'attività diretta sul campo, ma mi riserverò di farla nell'ambito privato, perché anche con il contatto, la collaborazione con l'OPC abbiamo aperto una finestra, come dire, su un mondo inedito, poco noto, poco trattato anche dalla serie dei quaderni pubblicati nel corso di questi anni di conservare il Novecento. La musica ha avuto sì un'attenzione, ha avuto alcuni interventi, ricordo Bianconi e altri musicologi veneziani, sulla conservazione della fonte sonora. Io vi porto invece oggi, per chiudere, il caso di Ferrara, dove stiamo raccogliendo, recuperando e trattando gli archivi delle bande musicali. È una istituzione comunale diffusa in tutta Italia, dal sud al nord della penisola alle isole, dove c'è un comune, c'era una banda musicale che ha lasciato il più delle volte un archivio ottocentesco d'origine, ma soprattutto novecentesco, che rischia oggi come oggi, dall'indagine che abbiamo fatto sul territorio emiliano, una grossa possibilità di dispersione. Parlo della musica scritta, degli archivi tracciati ancora e formati con carta e inchiostro da scriventi e conoscenti l'alfabeto musicale. Quindi a Ferrara abbiamo recuperato diversi archivi musicali, vi parlo di circa 35-40 metri lineari di documentazione, di partiture e parti musicali, su cui mi piacerebbe molto continuare a lavorare e portare casomai l'attenzione e il coinvolgimento dell'Istituto Beni Culturali. Vi ringrazio. Grazie.